salvare il castello di San Mezzano, proprietà di una società in liquidazione già due volte andato all'asta, salvare il sogno d'Oriente di un fiorentino geniale e visionario nato 200 anni fa. Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona dedicò tutta la vita al collezionismo, alle scienze, alla politica e soprattutto al suo castello, lussureggiante edificio nel bel mezzo della campagna toscana, chiuso da 20 anni e a rischio di andare in rovina. Che c'entra l'Oriente con la Toscana, dicevano i fiorentini di fine 800, quando Panciatichi morì, vecchissimo, quasi dimenticato e soprattutto poco apprezzato dai suoi concittadini. Io penso lo vedessero come uno strano, diverso. E Firenze è diventata grande quando ha avuto rapporti con tutto il mondo, soprattutto con l'Oriente. Cosa c'è scritto qua? È una delle più belle. Est aliquid deliri in omni magno. Ogni persona grande ha un qualcosa di folle, o almeno appare folle alle persone che non ne sanno capire il valore. E di certo c'era un po' di follia nelle eccentrico mecenate che impiegò 40 anni a trasformare le sale di un edificio rinascimentale in un palazzo orientaleggiante. Ogni salone è un viaggio attraverso un diverso paese d'Oriente, ma è anche un sogno ad occhi aperti perché Ferdinando in Oriente non c'era mai stato. Quindi l'Oriente che lui qui mostra, in realtà lui lo richiama a Firenze, alla sua storia e alla sua cultura. Il giglio, simbolo di Firenze, che è molto rappresentata a San Mezzano e che lui amava particolarmente, il giglio, lui dice anche questo, in realtà è uno dei simboli più misteriosi e potenti della cultura araba, a cui è data la possibilità di accedere solo a pochissimi eletti. Resistono i ricordi del vecchio splendore, ma basta salire al piano di sopra per scoprire che il castello è in pericolo, si sgretolano i pavimenti, crollano i solai. Ma quanto spese Ferdinando per realizzare San Mezzano? Ha speso una follia per realizzare questo sogno d'Oriente, che per essere compreso però necessita di una tale profonda cultura, vasta cultura che pochissimi hanno. La stessa follia che ci vorrebbe oggi per rimetterlo a posto. Chiama San Mezzano, incrocia le dita. L'asta prevista fra due giorni è stata sospesa e ora si spera nell'offerta di un moderno mecenate. E chissà che il sogno di nuovo si avveri. Credo che il caso del castello e del parco rientri in un problema più generale. Cosa fare di questo patrimonio culturale diffuso sul territorio italiano? È chiaro che lo Stato non può intervenire direttamente, però lo Stato dovrebbe promuovere insieme ai comuni una politica fiscale particolare, una detassazione degli immobili storici, uno sgravio fiscale per chi investe in cultura, cioè fare in modo che i privati e soprattutto gli stranieri fossero interessati a investire in Italia in beni culturali. Questo è un bene eccezionale, sia per il castello, documento di una moda orientaleggiante, sia per il parco, dove ci sono sequoie canadesi considerate fra i 150 alberi più importanti in Italia. Quindi impegno dello Stato, impegno dei comuni, che forse potrebbero spendere meno in feste paesane e più in cultura.